Salve a tutti ragazzi e bentornati nel canale di Kyle Dolph. Io sono Kyle. Io sono Dolph e ci ritroviamo con le news settimanali. Iniziamo subito con l'uscita dei DLC The Ringed City per Dark Souls 3 e Episode Gladiolus per Final Fantasy XV. Nello stesso giorno sono stati annunciati entrambi i DLC, quel famoso 28 marzo. Da una parte abbiamo la conclusione di una serie, ma ne parleremo meglio più avanti. Dall'altra, il primo episodio delle avventure dei compagni di Noctis. Senza dilungarci troppo e ovviamente fare spoiler, in The Ringed City affronteremo una città ormai abbandonata con tutti i segreti del passato da scoprire, mentre nell'episodio Gladiolus guideremo Gladio durante una prova nella quale verrà messo in discussione il suo ruolo come scudo del re. Preparatevi alla nostra serie sul DLC di Dark Souls 3, perché piangeremo sangue. Al nuovo gioco più 2, Kyle. Dolph. E adesso parliamo di emulatori di Nintendo Switch falsi. Fate attenzione agli emulatori falsi che stanno girando, cari giocatori. Symantec ha riportato che la ricerca emulatori Nintendo Switch è cresciuta notevolmente su Google. E ovviamente molte persone ne stanno approfittando per far circolare file dannosi per il vostro PC. Quindi vi consigliamo di evitare del tutto questa ricerca, in modo da non scaricare eventuali malware. Death Stranding e il mistero di Emma Stone. Fino a qualche tempo fa girava una voce sulla partecipazione di Emma Stone in Death Stranding ed è stata smentita, purtroppo. L'immagine che sembrava ritrarla in un probabile trailer era un frame preso da un video tutorial di un make-up ispirato a Death Stranding. Si mettono con la passione sti stronzi a fare ste cazzate. Ovviamente quella ragazza non è Emma Stone, sarebbe stata una collaborazione interessante, ovviamente. Uscita di Kingdom Hearts 1.5 più 2.5 Remix. Disponibile dal 31 marzo, adesso anche i possessori di PS4 possono godersi appieno tutta la saga di Kingdom Hearts. Insieme alla versione 2.8, ora abbiamo a disposizione tutti i titoli prima del grande debutto del terzo ed ultimo, o almeno si spera, capitolo. L'attesa continua, ma così come è giunto Final Fantasy XV, arriverà anche lui. Questo remix contiene tutti i giochi inclusi nelle precedenti versioni 1.5 e 2.5 usciti per PS3. Se avete intenzione di acquistarlo, buon divertimento, ne avrete a che fare per un bel po'. Però Square Enix, muoviti, fai uscire sto benedetto 3. Ci sono delle polemiche per la mancanza di relazioni gay su Mass Effect Andromeda. Discussioni, lamentele, rabbia, lo schifo, ragazzi. Mass Effect Andromeda continua a stare sotto i riflettori, oltre che sotto a vita. Abbiamo già parlato dello sviluppo infernale, ora c'è una questione abbastanza delicata. Sul web è nata questa polemica nei confronti delle relazioni gay su Mass Effect Andromeda, ma il problema per gli utenti è riservato alla mancanza di rapporti tra uomo e uomo, capiamoci. A quanto pare, anche le linee di dialogo disponibili sono scialbe, prive di sentimento, rispetto alle altre che già fanno cagare di loro. Possiamo dedurre che il problema sia grave per una questione di discriminalità per l'orientamento citato. Sappiamo che Mass Effect ha sempre dato libertà in queste scelte ed è una bella cosa che è venuta a mancare. Ma puttanai, vanno la zecca una sto cazzo di Andromeda. Passiamo al trailer del prossimo progetto legato a God Eater. God Eater non è ancora finito, né la prova il trailer del nuovo progetto in sviluppo. Sta per nascere una nuova generazione di dei. Se non siete a conoscenza della saga, tranquilli, è molto semplice. Assomiglia parecchio a Monster Hunter, un po' come il recente Tokiden 2. Ma in questo caso si ha a che fare con una tecnologia più avanzata. Lo scopo è appunto quello di divorare dei fottutissimi e cazzutissimi dei. Naughty Dog sta lavorando solo a The Lost Legacy e The Last of Us 2. È stato intervistato il presidente di Naughty Dog, il quale ha discusso circa il futuro dello studio. Il team attualmente sta lavorando solo sui due titoli annunciati, ovvero l'espansione di Uncharted 4 e il seguito di The Last of Us. Altri episodi di Uncharted non sono in programma, così come lo sviluppo di titoli non ancora annunciati. Inoltre, per rendere più efficiente il lavoro, hanno deciso di dividersi in due gruppi distinti. Davvero ben fatto Naughty Dog. Però io ricordo, è passato più o meno tanto tempo, quando ho fatto il primo Uncharted, c'era un video in cui spiegava che la Naughty Dog è nata come Naughty Dog, perché nel loro studio avevano un bulldog francese. Non so se è ancora vivo. Vai Bulldog. Informazioni su Persona 5. Il 4 aprile uscirà in Europa Persona 5. Finalmente avremo la possibilità di giocare questo magnifico JRPG.
Almeno le recensioni della stampa internazionale lo promuovono a pieni voti. Con una media di 94 su 100 sembra promettere molto bene. È stato più volte definito il miglior JRPG di questa generazione per ovvi motivi. Abbiamo dato uno sguardo ad alcuni video e sì, lo ammettiamo, è davvero interessante, soprattutto per lo stile grafico. Vi ricordiamo che il gioco arriverà sia su PS4 che su PS3. La serie di Dark Souls è giunta al termine. Purtroppo anche Dark Souls doveva giungere ad una conclusione. È duro accettarlo, soprattutto per noi che amiamo tutti i titoli Souls e li abbiamo vissuti tutti, Demons compreso. Il DLC, da poco rilasciato per Dark Souls 3, The Ringard City, pone un finale alla grande saga che ci ha cresciuto. È Miyazaki in persona a darci la notizia, cioè la mente che c'è dietro Dark Souls. Qui lo ribadisce, non ci sono piani per ulteriori lavori, almeno per il momento. Ogni capitolo di Dark Souls ha i suoi problemi e io mi porto sulle spalle questi errori. Comunque, a discapito di questa premessa, credo che sia stata una bella serie. Queste le sue parole. Oltretutto ha già iniziato a lavorare a diversi titoli, non ancora annunciati, ma il loro stile di lavoro non è cambiato, siamo sicuri che vedremo qualcosa di simile ai Souls da parte sua in futuro. Dopotutto ogni serie che si rispetti deve giungere al termine e Dark Souls non poteva avere un finale migliore di questo. Grazie per tutte le emozioni che ci avete regalato, vai sempre From Software. E ora possiamo concludere il video con una bella notizia a tema Destiny, perché è stato annunciato il seguito. Destiny 2 è realtà e arriverà l'8 settembre e mamma mia stavolta anche su PC. Dopo il simpatico teaser ecco a noi il trailer ufficiale. In Destiny 2, l'ultima città sicura della Terra è stata presa d'assalto e conquistata da un nuovo e potente nemico, la Legione Rossa. Nei panni dei guardiani, i giocatori dovranno imparare a padroneggiare nuove abilità e nuove tipologie di armi per riunire le proprie forze e riconquistare la città. Come vedete, la trama ha subito dei cambiamenti e secondo Bungie, adesso il mondo sarà ancora più grande, con più attività, armi, insomma, più tutto. Staremo a vedere se riusciranno a mantenere le promesse. Di certo un nuovo Destiny non farebbe per niente male. Ed eccoci. Alla fine delle news. Po. Anche questa settimana si vola. Animals, da Kyle è tutto. Da Dolph è tutto. Alla prossima.